Quando mi trovavo nella precedente parrocchia ai piedi dei Colli Eugani, spesso prendevo la macchina e andavo al Monte Rua. È un'escursione molto semplice che consiglio anche a chi di voi può e magari nella bella stagione. Io ci andavo spesso, lasciavo la macchina alla Croce o anche più giù e percorrevo il sentiero in salita che porta fino al Monastero dei Monaci. Lì, idealmente vorrei accompagnarvi ascoltando il Vangelo di oggi, perché c'è un fatto curioso che proprio a lato del portone d'accesso viene riportata la frase del Vangelo di questa giornata che dice: quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma poi perde o rovina se stesso? Questa frase mi ha sempre aiutato tutte le volte che sono andato a rimettere ordine nella mia vita, a ristabilire la lista delle priorità, a ridimensionare persone o situazioni che stavo vivendo, a guardare con un'altra prospettiva i problemi che giù in pianura mi sembravano giganteschi, a riscoprire le motivazioni profonde della gioia e dell'entusiasmo del mio seguire il Signore. E così vorrei consigliarlo anche a voi in questa giornata, ascoltare queste parole. Anche perché poi lì, guardando il panorama nei giorni di cielo terso, dove si poteva vedere anche la laguna di Venezia, poi si trattava di tornare giù. E tornando giù mi accompagnava proprio quello che Gesù dice poco dopo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. La certezza per noi cristiani è che Gesù, il Signore crocifisso e risorto, è con noi ogni giorno e con Lui anche le nostre croci, anche quando non trovano senso, trovano però consolazione, conforto, speranza, la certezza che Lui è con noi. Sono tutti questi i colori della resurrezione.